ragazzi e ragazze, vi do il benvenuto su Gatsby Drums. Nel video di oggi ho gli occhiali perché non avevo più lenti a contatto. Mi fanno anche forse un pochetto più serio, se è così nei commenti scrivete serio. E, comunque, allora, il video di oggi che cos'è? Perché è un video particolare? Perché l'altro giorno, girando su internet, ho trovato un dibattito in cui si dibatteva appunto su quale fosse l'esercizio più difficile per un batterista. Allora, premetto che è una cosa soggettiva, perché l'esercizio difficile per me può essere una cavolata per un altro batterista, dipende dal livello, dipende da tante cose, ma questa cosa mi ha fatto pensare e tornare alla mente il momento in cui avevo l'esame all'Accademia del Suono insieme a Max Furian, dove in giuria c'era Stefano Bagnoli, e prima dell'esame si diceva: cacchio, c'è Bagnoli che chiede questa cosa, fa fare questo esercizio che è difficilissimo. Mi ha spiegato l'esercizio, era una, mi sembrava, non era, mi sembrava una cavolata. Poi mi sono messo a farlo e ho detto: ah, ora ho capito perché dicevano fosse così difficile. Quindi oggi questo vi voglio spiegare, questo esercizio super banale, ma che è super banale solo nel momento in cui lo spieghi. Nel momento in cui ti metti a farlo dici: porca miseria, ok, devo mettermi a studiare. Quindi mando la sigla, vi dico una cosina succulenta, quindi non saltate col +10, +10, +10 di YouTube per andare a vedere l'esercizio, ma ascoltatela. E poi partiamo con questo esercizio super estremo, banale, ma super estremo. Quindi, allora, con un po' di lacrimuccia vi voglio dire questa cosa, perché questo è l'ultimo video che registrerò qua dentro, questo è l'ultimo video che registrerò in questo studio, perché poi cambierò studio. Quindi sono felice di cambiare studio, perché vado in uno studio più grosso, più spazioso. No, in questo momento non era proprio da fermarmi, e tutto quanto, ma questo studio mi mancherà molto. Ma per questo evento, diciamo, dato che questo è l'ultimo video, ho deciso di mettere tutti i miei corsi in sconto del 20%, e attenzione, solo per oggi, quindi solamente per i più veloci. Se cliccate qui sotto in descrizione vi apparirà un banner con un codice da mettere aggiuntivo che vi darà il 10% di sconto in più. Quindi solo per oggi 20% più 10% di sconto aggiuntivo su tutti i miei corsi. Qui sotto in descrizione avete il link dove trovate tutti i miei corsi, quindi decidete cosa volete migliorare subito e poi approfittate di questo doppio sconto. Allora, l'ultimo tutorial che registrerò, poi ovviamente vedrete ancora dei video in questo studio, ma registrati prima, questo è l'ultimo che registro. Dicevo, allora, esercizio super banale di Stefano Bagnoli, che saluto se guarda questo video. Allora, mano destra, anzi tutte e due le mani e il piede destro suonano i quarti. Fine. Mano destra sul ride, mano sinistra sul rullante, cassa. Ok, super semplice, anche se, attenzione a questa cosa, quando la fate, e attenzione a non fare i flam, cioè... Questo no, devono suonare perfettamente tutti insieme. E il piede sinistro, che non lo consideriamo mai il piede sinistro, non gli facciamo fare mai niente, quindi è morto il piede sinistro, lo facciamo finalmente lavorare, perché almeno andiamo ad utilizzare il nostro quarto alto. Non è da dire, non devo dire quarto alto, ma l'altro piede, che vabbè, un R ce l'ha. Ma comunque, andiamo ad utilizzarlo. In che modo? Andiamo a fargli fare qualcosa di diverso da quello che stiamo suonando con i nostri altri tre alti. Mamma mia, questo video sarà un casino. Cioè, andiamo a fargli fare degli esercizi di coordinazione in modo tale da potenziarlo. Perché, cacchio, non lo usiamo mai quest'alto, dobbiamo imparare ad usarlo e dobbiamo imparare a coordinarlo insieme agli altri. Quindi, ovviamente, dobbiamo partire dal semplice per andare sempre più sul complicato. Vogliamo partire dal semplice? Partiamo facendogli fare, mentre noi suoniamo questo con i tre alti, al piede sinistro facciamogli fare quarti e ottavi. Fin qua tutto abbastanza semplice, alcuni di voi potrebbero già notare qualche difficoltà,
difficoltà data dal fatto che non siamo abituati a fare questa tipologia di esercizio. Andando avanti, però, se riuscite a fare bene questo, potremo passare a fare, ad esempio, quarti e secondo ottavo. Quindi quarti normali tutto insieme e poi solo la seconda nota di ottavo. Noterete che un po' di difficoltà ci sarà per forza, perché appunto quest'alto non siamo abituati ad utilizzarlo. La cosa importante che vi dico già da subito è che, come sempre per quanto riguarda la coordinazione, come ad esempio spiego in coordinazione totale il mio corso in sconto oggi, link in descrizione, doppio sconto eccetera, ma la cosa importante è dimenticarsi quello che suona uguale, che si chiama ostinato, cioè cercare di dimenticarsi questa cosa qua e pensare solamente all'alto che cambia, al mio piede sinistro, in questo caso che fa altre cose. Andiamo avanti, andiamo in sedicesimi? Proviamo a fare primo, secondo, terzo e quarto sedicesimo, uno per volta, quindi. Cosa importante, quando fate coordinazione, prima partite con l'ostinato, quello che suona sempre uguale. Successivamente andate a inserire il charleston, in questo caso comunque quello che cambia. Suonando già un pochettino di questi esercizi, in realtà quello che capita è questo, che nel momento in cui voi andate a suonare un qualsiasi groove, tipo... vi sentirete molto più potenti con le mani. Ma le mani hanno fatto solamente i quarti sempre uguali, no problem. Vi sentirete molto più potenti, provate, fatelo 10 minuti, poi a un certo punto provate a suonare un groove. Vi sentirete veramente molto più sul pezzo, mentre suonate, non sul pezzo, non sulla canzone, ma molto più fighi, molto più potenti. Secondo me potenti è la parola giusta. E in più, ovviamente, se dovrete tenervi il charleston con, ad esempio, a quarti o ottavi mentre suonate un groove su ride, sarà molto più semplice. Perché ovviamente sarete andati a lavorare sul charleston. Andiamo su di step, ad esempio andiamo su, poi ovviamente voi potete crearvi le ritmiche che volete col charleston, ma se saliamo proprio un po', possiamo andare a fare ad esempio dei doppi colpi col charleston, tipo due sedicesimi, pausa, due sedicesimi, pausa, due sedicesimi, quello che viene detto 3 su 4, quindi suoneremo primo e secondo, pausa, quarto e primo, pausa, terzo e quarto e così via. Quindi 3, 4. Questo è già un bel po' più difficile. Sentite qua. No, partiamo prima con l'ostinato. Bello tosto, vogliamo fare un sedicesimo ogni tre
suonare un sedicesimo ogni tre, quindi ad esempio sedicesimo, pausa, pausa, sedicesimo, pausa, pausa. Ah, ho sbagliato. Quando andiamo a fare degli esercizi un po' più complicati così, ovviamente se riusciamo, bene, ottimo, la coordinazione ce l'abbiamo, ma stiamo attenti anche a non fare i flam con gli altri nostri tre alti, che intanto magari sono un po' lì sulle uova. Occhio a suonare sempre bene tutto in unisono. Quindi queste sono delle ritmiche che potete crearvi tranquillamente voi. Ad esempio suonate Latin, volete fare la clave con il vostro piede sinistro, ad esempio ti ti. Potete crearvi veramente tutto quello che volete. Ultimo step, cantate e poi suonate. Ta 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 ta. Uno più facile potevo farlo. Ok, per niente semplice, comincio a sentire caldo alla gamba perché appunto è un alto che non sono abituato ad usare, perché è sempre lì che tiene il Charleston chiuso fine, invece finalmente gli diamo un po' di vita a quest'alto che appunto sarebbe lì che boh, tiene il Charleston chiuso, ogni tanto si apre un po', ma niente di che. Invece diamo vita anche a quest'alto che alla fine ha la stessa importanza di tutti gli altri, ma in più è la gamba sinistra, la sinistra per noi è sempre la parte problematica, per noi destri. Per i mancini invece ovviamente è tutto speculare, quindi lo si farà con la destra. Quindi questa è l'idea, come al solito la cosa che mi piace fare è darvi gli ingredienti e poi provate voi e modificate voi in base a quello che vi viene utile. Siete dei super doppio pedalari? Allora questo potrebbe venirvi utile, perché anziché suonare il pedale con la cassa, con il piede sinistro della cassa, questo può darvi più difficoltà e può essere più utile perché non ha il rimbalzo solito della cassa, che vi permette di avere un ritorno. Questo bisogna premerlo forte e soprattutto non fargli fare questo, quindi è più difficile. Oppure volete provare, suonate jazz, volete provare in terzine? Potete farlo. Oppure pian pianino createvi i vostri esercizi. Ultima cosa che vi viene in mente, sempre per darvi un po' di spunti, provate a farlo in un altro modo, cioè ad esempio, che ne so, cassa, rullante e Charleston suonano i quarti, il ride sposta. Vedrete che sarà bello complicato, ma quando finirete di fare questo esercizio e suonerete di nuovo un qualsiasi groove, una qualsiasi cosa che siete abituati a suonare, vi sentirete proprio
potenti e col controllo nelle mani. Sembrava i pugni nelle mani di Maccio Capatonda. È vero, i pugni nelle mani. Sì, vabbè. Quindi, ragazzi, con questo spero vi sia piaciuto questo esercizio super extreme, che in realtà raccontato sembra molto banale, ma poi in realtà è un casino da fare. Quindi, se anche voi pensate che sia super banale da fare, provateci. E poi qui sotto nei commenti scrivetemi com'è andata. In descrizione vi ricordo che solamente per oggi avete tutti i miei corsi in sconto, cliccando sul link, con il 20% di sconto più un aggiuntivo 10% anche sui bundle. Quindi approfittatene se vi va di studiare con me. Se avete qualsiasi domanda, scrivetemi qui sotto nei commenti. Se avete qualsiasi domanda sui corsi, sul link in descrizione c'è poi la sezione apposta nella pagina dove mi potete richiedere tutto, richiedere qual è il corso giusto per voi, tutto quanto. E detto questo, basta. Spero vi sia piaciuto veramente questo video. Fatemi sapere se ne volete altri di queste tipologie un po' particolari e che mi sono venute in mente magari da cose di quando ero in accademia o di quando studiavo tanto. Cioè, vabbè, fatemi sapere un po' di cose. E dall'ultimo video all'interno di questo studio è tutto. E noi ci vediamo in un prossimo video. Come vi ricordo, alcuni saranno ancora qui, tranquilli, ma poi si passerà nell'altro e non vedo l'ora di farvelo vedere. Ciao!